fanno, li personalizzano con le proprie emozioni più belle. Ed è legato a una emotività molto forte, e la vision di questo progetto è: i proventi di Magnus vanno a finanziare nuove iniziative internet, quindi uno sviluppo sociale ed economico orientato all'innovatività in Italia. Il Ministero dell'Innovazione ha finanziato con 2 milioni di euro un bando l'anno scorso, mi sembra, l'innovazione in Italia. Bene, 2 milioni di euro diviso 35 mila euro al massimo fa tipo 30 idee in Italia, o 60, non lo vedo, non è possibile, noi dobbiamo puntare su questo. Allora, siccome le aziende non riescono a fondamentalmente ipotizzare investimenti, magari anche a perdere, questo fondamentalmente sarebbe potuto essere un investimento perdere per un'azienda, però in realtà potrebbe anche non esserlo stato, allora ho cercato di decentrare il rischio, aumentando verso gli utenti, quindi comunicare questa iniziativa. Ho un target internazionale, ho utilizzato delle strategie di marketing e di lancio diverse, tra cui adesso sono passato alla strategia di seconda fase di co-brand con le aziende. Questo perché, voglio spiegarvi, perché nonostante uno non abbia capitali, nonostante uno non abbia la possibilità di avere visibilità, il web 2.0 come il web o altro permette delle partnership strategiche che possono portare valore a tutti i componenti del sistema. La rete del catena del valore con gli strumenti 2.0 deve essere utilizzata al massimo. Quindi, per esempio, i miei partner ideali sono, per esempio, aziende che hanno a che fare con emozioni. Il minuto più bello o il minuto più wellness, il minuto più forte, il minuto più oppure è legato a carta stampata, dare un taglio di informazione legato al tempo. Ci sono tanti altri modi con i quali collegarsi. Questi sono anche progetti che, se fosse nato dentro un'azienda, perché Magnus sarebbe stato perfetto per Swatch, magari avrebbe potuto costruire una brand extension, costruendo una community, in questo caso non chiusa, quindi non solo di 525.600 minuti, ma aperta, e da questo concetto avrebbe dato valore al brand, e a quel punto lì rigirato una marketing virale su un prodotto realmente innovativo. Dopodiché, in questo caso, vabbè, uno scherzo, io ho fatto gli assegni di Magnus, cioè invece gli assegni del... Ma ne conte qua, Ce l'ho in borsa, se volete vi do degli assegni. Sì, dopo dai degli assegni, dei minuti. Invece i 20 euro voi regalate i vostri minuti più belli del mondo. Allora, bisogna chiedersi, i progetti di questo genere, come possono collaborare con la catena del valore? Come in realtà le aziende possono beneficiare di quello che io gli sto dando? Allora, in questo caso sono strategie alternative. E quindi in questo caso, per esempio, fare pubblicità non intrusiva, perché non si comunica in maniera fastidiosa, si comunica in maniera scherzosa, si collega l'emozione alla razionalità, si fa advertising virale, perché gli utenti che hanno comprato il minuto l'hanno linkato dappertutto. Il mio compleanno, la mia prima volta, mi sono sposato, è nato il mio bambino, e questo è quando ho vinto la gara, qui sono stato pubblicato. E poi ovviamente informazioni, date preziose, e poi quanto costa generare dei contenuti, ve lo fate fare direttamente dagli utenti. Allora, questa è una strategia col quale un prodotto web può legarsi a delle altre catene del valore. La stessa cosa la possono fare le aziende. Per esempio, una cosa di cui si poteva discutere molto, magari entriamo dopo nel dettaglio, era fare su target comuni strategie di comunicazione integrata tra aziende, quindi creare una televisione corporate di più persone. Quindi, se un target, quel target è interessato a quei determinati aspetti, un co-brand condiviso con diverse aziende può creare questo. Questo è un esempio. Dopodiché, questo è un concorso internazionale che potrebbe essere un'altra idea, e ce ne sono tante altre. Poi il libro dei minuti più belli del genere umano, utilizzare l'online per passare all'offline. Un'altra cosa importante che voi potete usare è cercare di mettere un modo, un meccanismo dove l'online non muoia di sopra, ma portate la fisicità delle vostre iniziative sul web e dal web alla realtà. Questo è un motore che molte aziende non usano. Come abbiamo fatto con Bacheca a diventare il primo classified in Italia con 2 milioni di visitatori unici al mese e 135.000 al giorno. Questa è la differenza tra tutti i classified di seconda mano che stanno andando giù e noi che stiamo andando su. Questa è la differenza più o meno, quindi la fisicità che porta. Un intervento di questo tipo, con dei costi gestiti a livello low budget, ha creato interviste dappertutto. Sono andato su
trasmettessero Sole 24 Ore, tutte le radio, perché quanto sarebbe costata questa campagna? E in realtà io ne so pochi mezzi. Se questi tipi di strategie le applicate all'interno della vostra rete, quindi del resto, commerciali, pubblicazioni sulle riviste, marketing tradizionale, marketing online, utilizzando però delle innovazioni di prodotto, potete mettere in moto dei meccanismi dove non vi conviene andare su Second Life, ma vi conviene fare voi un'iniziativa che in realtà sia veramente innovativa, per il quale magari Second Life, comunicato, eccetera, sarebbe meno interessante. Poi dipende sempre dai vostri obiettivi, eh? Non voglio parlare in maniera... No, vale, scattati perché... No, perché per andare su certe volte Second Life è giusto, per esempio, no, come ho fatto con questa crociera. No, ma questa crociera ha fatto una bellissima operazione di consulenza per le loro aziende, quindi quello è un motivo giusto. Io sto parlando di un'azienda disgraziata. Permettetemi, non vi sto sgridando nessuno. Allora, quindi io qui ho fatto conclusione 1, cioè quindi autofinanziamento, questo è uno scherzo, ma le 2, cioè per linee guida per progettare sistemi web 2.0, scoprire e catturare nuove idee e concetti relazionati ai valori di marca, e da lì che in realtà si parte per creare un'innovazione di sistema, il valore del brand, da lì legarsi a livello strategico con tutta la vision e la propria catena del valore, per realizzare differenti strategie di penetrazione di mercato e sviluppo, perché lo si può fare anche a basso costo. Io sento parlare spesso di budget intorno ai 300, 500, 600, 1 milione di euro. Allora, iniziative di questo genere costano molto di meno. Poi è vero che il problema... Sono più efficienti. Allora, in questo a parità caso, di costo rendono molto di più, che è interessante come chiama. Direi in questo caso, perché io voglio fare un servizio utile, cioè voglio raccontarvi la mia esperienza effettiva, direi di tenere bassi costi, puntare sull'innovazione e rischiare come ha fatto Dao. Quella è la strategia secondo me giusta, non investire il doblone d'oro, quindi un budget da 500, 600, 700 mila euro se uno non ha la possibilità. È ovvio che un'azienda molto grossa lo fa e fa veramente un risultato eccezionale, ma un'azienda più piccola potrebbe investire di meno, però puntando sull'innovazione, perché effettivamente, vi ho detto prima, non c'è la sicurezza, e spesso le agenzie e le persone che si occupano di questi mondi, quindi vendono pubblicità, si riciclano vendendo 2.0, ma il design sistemico che sta dietro questo non è che lo possono fare tutti. Quindi in questo caso inventarsi qualsiasi cosa per ottenere, dare visibilità al sistema, quindi portare. Voi avete alcune aziende che fanno prodotti, il prodotto è un media, lui stesso, e quindi usare il prodotto come media relazionato al web e strategie di questo genere vi può dare anche a costo bassissimo, perché riguarda la microstampa, invece delle strategie interessanti. Allora, se vuoi io continuo, passo anche... Tra un po' di fermo, ma vai. Ma che è un annunci gratuiti online? Questi sono i nostri competitor, che Gigi, ieri avevamo una persona di ebay, non so se ancora oggi, comunque uno stino di ebay. E annunci gratuiti, seconda mano, Monster e tutte le varie riviste di cose. Io ho multitarget, investire, sono stato uno dei fondatori e direttore marketing, quindi sono occupato del lancio di questa azienda e mi occupo della gestione iniziale dei progetti nello specifico, e quindi differenti canali, quindi in questo caso alcune strategie tradizionali di marketing sono state applicate in bacheca, però con pochi fondi, quindi abbiamo identificato un target di penetrazione che erano gli studenti universitari e molto giovani, con una comunicazione alternativa. Anche qua gli annunci gratuiti sembravano mercati chiusi, come mai in realtà in altri 2 anni ci siamo ritrovati una fetta di mercato devastante.